Si continua alla grande, ancora grande calcio qui al Quinto Memorial. Vincenzo Bellavista sul campo numero uno, continua la rincorsa al podio, al primo posto per entrare nella storia di questo Memorial. Si continua con Udinese Juventus, due delle tre squadre che fanno parte del blocco, l'ultimo blocco, quello delle prime tre insieme al Toro, che avranno la possibilità appunto di aggiudicarsi questo Quinto Memorial. Ricordiamo il risultato di questa mattina: Torino che batte Juventus 2-1, Juventus che ha la possibilità quindi di replicare, di rifarsi subito con l'Udinese. Juventus in completa tenuta nera per l'Udinese, invece calzoncino nero e maglia bianconera. Andiamo a leggere subito le formazioni che entreranno in campo per l'Udinese: numero 1 Caruso, numero 2 Miconi, numero 3 Guadagna, numero 4 De Crescenzo, numero 5 Nuredini, numero 7 De Bernardi, numero 8 Demiroski, numero 10 Pafundi, numero 11 Okoro, numero 12 Di Barto, numero 13 Razza, numero 14 Di Lazzaro, 15 Comusso Pietro, 16 Comusso Francesco. L'allenatore è il signore Pontoni Alberto. Risponde la Juventus, come dicevamo, completo nero per gli juventini. L'allenatore è il signore Calcia Alessandro, con il numero 1 Bergesio, numero 2 De Biglio, numero 3 Ghiraudo, numero 4 Germano, numero 5 Zani, numero 6 De Fazio, numero 7 Orlando, numero 8 Rossi, con il 9 De Filippo, numero 10 Dardo, numero 11 Barale, con il 12 Menegaldo, con il 13 Cipullo, con il numero 14 Gallesio. Partita iniziata, quindi emozioni subito per chi è giunto quest'oggi sulle tribune dello Stella Stadium, qui sul campo 1, per quella che è la seconda gara del triangolare finale che porterà alla vittoria del Quinto Memorial. Vincenzo Bellavista. Pafundi con il sinistro la mette a terra, bravo il numero 10, sempre giocate di qualità del mancino udinese, classe 2006. C'è un fallo a metà campo, lo subisce il numero 11 Okoro dell'Udinese, quindi si ripartirà con una punizione in favore dei bianconeri di mister Pontoni. Non ci sono timori referenziali da parte dell'Udinese di fronte alla Juve, club famosissimo a livello nazionale ma anche mondiale. Subito Nuredini che cerca l'incrocio dei pali, la palla esce veramente di poco, quindi Bergesio può ripartire con le ostilità, lo farà con il calcio da terra, va a destra, palla sopra, non è riuscito De Filippo nell'aggancio. Okoro, numero 11, il core, da ben impressionato nelle partite dei giorni precedenti. Il suo scarico è un po' impreciso, deve rincorrere la sfera Nuredini e andare sul proprio portiere Caruso, che poi viene sulla banda di destra per Miconi. Disturbato Miconi al momento del tiro dal numero 9 De Filippo, quindi ancora Juve. Sbagliata la posizione, si deve ripetere. Il direttore di gara dice che bisogna ripetere con il fallo laterale, ma in altra posizione, sempre in favore udinese. Pafundi si incarica della rimessa. Numero 10 bianconero. Okoro fa il movimento lungo, corto, ma ancora Pafundi, bravo, sinistro, destro, prova la giocata, la sfera gli esce dal rettangolo verde, quindi ancora Juve che può ripartire. De Filippo per il capitano, il numero 10 Dardo che va in ampiezza, siamo sulla corsia di destra. De Filippo tocca un po' di volte la palla col destro, un po' di Veronica e poi perde l'attimo fuggente. Okoro, ripartenza udinese, pericolosissimo Okoro, sinistro, ma è miracolo anche questa volta di Bergesio che chiude lo specchio della porta. Risultato che non cambia, ancora 0-0 qui tra Juventus Udinese nella partita cartello, quella che decide le prime posizioni dal primo al terzo posto. Pafundi, il suo sinistro, finta sul primo palo e arriva lo schema, la rete del numero 8 Demiroski, rete di Demiroski, quindi cambia il risultato qui sul campo numero 1. Sentite il tifo dagli spalti. Udinese 1, Juventus 0. Schema su palla nativa, su corner dell'Udinese. Batte Pafundi, velo di Okoro. Arriva Demiroski con il sinistro di prima intenzione. Nulla da fare per il seppur bravo Bergesio. Siamo ancora in fallo laterale.
Capofondi che ha meno fretta di prima, passato in vantaggio, quindi ha tutto il tempo, aspetta il movimento del compagno, la sfera è pericolosamente davanti alla porta, c'è una mezza incomprensione da parte dei difensori juventini, Bergesio ha la possibilità di rimetterla con i piedi questa volta sul numero 5 Zani, corsia di sinistra, ancora Ghibaudo, 1-2 bravo con De Filippo, bella la giocata, destro Demiroski, alleggerimento per Dec Scienzo, veniamo ancora a destra, Pafundi l'aspetta, è libero, si posiziona bene con il corpo ma non viene servito, eccolo, gli arriva adesso la palla, punterà l'avversario, lo riesce a saltare, bravo, 1-2 di Pafundi che però si allunga la palla nell'ultimo gesto tecnico, può ripartire la Juventus, siamo nella zona difensiva, De Filippo con la pianta, battaglia il numero 9 De Filippo con il numero 5 Nureddini, scontro tutto fisico De Filippo Nureddini, due giocatori prestanti a livello fisico, lo vedremo spesso il loro duello, Okondo copertura della sfera, viene anticipato ma non demorde, ancora Juve, fallo, interviene il direttore di gara, c'è una punizione in favore della Juventus, lo batte il numero 6 De Fazio, apertura, ampiezza di manovra per la Juve, Zani, sinistro di Zani, viene a prenderla centralmente Dardo, alza la testa, nessuno si muove, lo fa adesso Orlando, corsia di destra, punta anche lui l'avversario, va dentro il campo, ancora Dardo, bravo a rientrare sul destro ma non gli riesce, Okoro, ripartenza pericolosa, l'Udinese, fase di transizione degli uomini bianconeri, poi c'è un rimpallo che quasi favorisce Okoro, possibilità di doppio vantaggio per gli uomini di Pontoni, qualche problema fisico per il numero 11 Okoro, la sua ripartenza è devastante, poi nel rimpallo quasi mette la sfera dentro, bello questa volta il calcio del difensore juventino che nel tentativo di metterla nel mezzo va addirittura a sfiorare l'incrocio dei pali, era stato De Fazio, Udinese si muove la palla dietro, non c'è fretta, ancora sulle portiere Caruso, questa volta decide di andare alto con le mani, bisogna sorpassare la prima linea di pressione da parte della Juve, conquista il fallo laterale, ancora Pafundi, sempre incisivo, ficcante il numero 10 dell'Udinese, ancora Okoro che si gira con il sinistro ma non c'entra lo specchio della porta, pericolo costante Okoro quando viene in possesso della palla, pressione alta in questo momento dell'Udinese, guadagna metri la squadra bianconera ma riesce l'uscita per Ghibaudo che deve andare ancora con il compagno dietro, Pafundi, pressione altissima, condiziona la giocata l'Udinese ai centrali di difesa dell'Udinese, ancora Juve ma qualche imprecisione di troppo in fase di palleggio da parte della Juve, ma l'Udinese pressa, attacca alta, non fa giocare i neri della Juve, quindi fallo laterale ancora per l'Udinese, si appresta la battuta al numero 4 De Crescenzo, Okoro vicino a lui, chiede la palla, se la fa dare, la riscarica, ancora dentro Okoro, ancora con De Crescenzo, questa volta trova il fondo col sinistro, la mette dentro ma è fuori, il cross impreciso, nulla di fatto, si rimane qui sul campo numero 1, partita decisiva del quinto Memorial, Vincenzo Bellavista, si gioca per le prime posizioni ancora Udinese 1, Juventus 0, fase di palleggio dell'Udinese che ha qualità per farlo, ancora Okoro, riesce a spostare l'avversario, a far scivolare la sfera, poi viene recuperata dalla Juve, De Filippo, Nardo, bello su Orlando senza guardare, un no look di Nardo, Orlando cerca la sfera sopra la testa di difensori ma nulla di fatto, ancora De Fazio, la muove dietro con il centrale, compagno di reparto, numero 5 Zani, attenzione Okoro, può essere pericoloso quando parte il numero 11, decide di fare da solo, Okoro, poi va a calciare sul secondo palo, la sfera la traversa ma Bergesio è sulla traiettoria, bravo il portiere juventino comunque nella copertura dello specchio, condiziona spesso la giocata, il tiro, bisogna andare a cercare l'angolo per segnare a Bergesio, ancora Juve,
De Filippo spalla la porta, ha il tempo di girarsi, questa volta non ha la pressione, non ha il contatto con il difensore, ha tutto il tempo di aprire la sfera. Orlando con il sinistro, Nardo viene in ampiezza dall'altra parte, bello, può guadagnare metri. Numero 5 Zani riesce a farlo, ancora Juve, palla nel mezzo per Orlando che non riesce nel tapin vicino, ancora Nardo, destro, carica, sfera ribattuta dal numero 5 Nureddini, calcio d'angolo in favore della Juve. Rialza la testa, la Juve si presenta in zona gol qua lato Udinese, ancora Nardo, sempre bravo il capitano dell'Udinese, Orlando, tocca un paio di volte la palla, poi la mette nel mezzo, ma ancora deviazione, calcio d'angolo Juventus. Lascia l'incarico al numero 10 Dardo che va addirittura sul difensore, il numero 5 Zani dotato di ottimo tiro, prova col destro, è battuto da Okoro, poi palla dentro, c'è situazione di pericolo, ma Caruso dice roba mia, la palla in area, non si passa. Ancora fase di possesso Udinese, Caruso bravo con il numero 5 Nureddini, non ha fretta, vuole pulire l'uscita, la fa alta questa volta Okoro, che viene ben controllato, pericolo scampato, ancora De Crescenzo, poi Orlando, cambio di direzione, bravo il numero 7 juventino, ordinato, pulito nella giocata, palla a terra, De Filippo scarico, ancora il capitano Bardo, De Crescenzo, contatto fisico con Orlando, poi Okoro, se prende velocità è devastante il numero 11 dell'Udinese. Spesso gioca con l'uno contro uno, la Juve si rischia qualcosa, Dardo, sempre lui, col numero 3, poi rimane a prendere lo scarico, bravo, ancora Dardo, aspetta il movimento e arriva il primo fischio, quello che sancisce la fine del primo dei tre tempi, ribadiamo il risultato, Udinese 1, Juventus 0. Non manca nulla per ricominciare il secondo tempo di Udinese-Juventus, ribadiamo il risultato, la prima frazione che vede in vantaggio l'Udinese per un gol a zero. Attenzione, prova addirittura da centrocampo, nuovo entrato dell'Udinese, giocata di personalità del bianconero che prova addirittura da centrocampo. Scusate, numero 4 Crescenzo, già protagonista della prima frazione di gioco, ci prova addirittura da metà campo. Sicuro dei propri mezzi con un sinistro niente male, ma riesce in qualche modo a bloccare Menegaldo, secondo portiere entrato nel Juventus, calcio d'angolo in questo momento per i neri della Juventus, lo guadagna Barale, numero 11 Brevilini, ho visto anche in altre occasioni, molto rapido, ficcante quando parte, la mette dentro Barale, palla dentro, esce benissimo il portiere dell'Udinese, poi si prova Cipullo, di prima intenzione, controbalzo, tira di drop, nulla di fatto, ancora Udinese, qualche indecisione da parte del portiere che poi sceglie l'uscita alta, evitata la pressione di Cipullo e compagni, sfera che sfila sopra, Comuzzo, ma è bravissimo Menegaldo ad uscire, ancora Juve, banda di destra, zona centrale, Rossi, ancora Juve, De Fazio la muove col sinistro, si va un po' a chiudere ma riesce a servire in qualche modo Cipullo e non può far altro Di Bartolo che mettere in fallo laterale, quindi si riparte con fallo in banda per i neri della Juve che vogliono pareggiare a tutti i costi. Ribadiamo Juve che ha perso il primo incontro questa mattina con il Torino, quindi un'eventuale sconfitta la escluderebbe definitivamente dalla griglia della prima posizione. Rimarrebbe una questione a due, quindi Udinese-Toro nella eventuale finalissima del pomeriggio. Ancora Udinese, ripartenza efficace, numero 16 Comuzzo che si fa neutralizzare dal portiere, dal nuovo entrato Menegaldo. Menegaldo che ipnotizza il bomber, la punta dell'Udinese che non può far altro che sparargli contro. Risultato che non cambia, ancora Udinese 1, Juventus 0, sempre Comuzzo che guadagna questa volta un calcio d'angolo, vedremo, lo va a battere il numero 7 De Bernardi, nuovo entrato. Scusate, fallo laterale. Comuzzo, scarico su De Bernardo. Vediamo, punta l'avversario, mette dentro raso terra. Ancora Udinese, riviene in possesso palla. Lo scarico, si va verso il portiere, verso Di Bartolo,
che ha tutto il tempo di prendere la sfera nelle mani, come il regolamento consente in questo torneo. La sfera si può prendere dal retropassaggio del compagno. Secondo dei tre tempi da 10 minuti, Juve, fase di possesso, Rossi sposta con l'esterno, poi ancora Juve, botta del numero 14, Gallesio, ma vola Menegaldo, scusate, no, vola Di Bartolo, si allunga sul palo lontano e va a toccare quel tanto che basta la sfera, poi ancora bravissimo Di Bartolo in uscita. Cipullo si prova ma non riesce questa volta. Sparacchia in qualche modo il numero 15, fascia da capitano per Comuzzo Pietro in questa seconda frazione di gioco. Ancora Juve, non c'è fretta, bravo, bella la sventagliata di esterno ad andare sul lato di zona debole dell'Udinese. Ancora Juve, buona, bello il fraseggio sul corto, spostano la palla sul breve, i giocatori dell'Udinese, per la Juve è difficile andare ad intercettare. Ancora Juve, Rossi si viene da quest'altra parte, ancora numero 14 per Cipullo con l'interno dei piedi, calcia ma Di Bartolo blocca la sfera quando già è uscita, quindi non è calcio d'angolo, si può ripartire da dietro, deve sempre scegliere la giocata il numero 12. La fa alta anche questa volta con le mani, ma non si riesce ad andare più là del centrocampo, come ovvio che sia, ragazzi giovani. Non ancora sviluppato il concetto di forza, tranne in qualche pochissimi elementi. Udinese, scambio tra i due Comuzzo, Pietro Francesco, ancora Juve Cipullo. Con l'esterno verso il centro del campo, 1-2, ancora lui, prova da solo. Cipullo poi riesce a liberarsi, ad aprire la sfera, calcia. Botta non fortissima, centrale, ancora Di Bartolo che fa buona guardia. Vedremo la scelta in questo caso. Può andare anche con i piedi, ma decide di andare sempre con le mani. C'è la pressione della Juventus. C'è anche un contatto fisico tosto tra il numero 3 Guadagna e il numero 14 Gallesio, che si rialza comunque prontamente, nulla di grave, si tocca un po' la parte inferiore della gamba Gallesio, ma qualcuno dovrà batterla, vedremo se proprio Gallesio si sentirà, sì, si rimette in ottime condizioni, Gallesio batterà anche la punizione, decide di uscire basso con il compagno, il tiro ribattuto da Comuzzo. Lontano dalla porta, salta molto bene il diretto avversario, poi è grande la copertura di Gallesio, diagonale difensiva del numero 14, pienamente recuperato, evita il peggio questa volta, De Bernardi sulla palla. Comuzzo difende la sfera dall'attacco del difensore centrale, metà campo Juve, scarico dietro di Comuzzo Pietro per il portiere Di Bartolo, ancora con le mani, questa volta potrebbe andare vicino con il compagno ma ha paura della pressione di Cipullo, l'inagguato, va coi piedi, la sfera diventa addirittura interessante per Comuzzo Francesco, cascata involontaria di un difensore della Juventus e poi Menegaldo, ce l'ha lì questa volta tra le mani, Ghiraldo, questa volta va sopra, Barale, prova ad andare ad agganciarla col tacco, non era facile, non riesce. Portiere che esce lontano dalla porta, ma poi con la copertura di De Bernardi riesce a venire in possesso della sfera. Ancora Di Bernardo. Calcio lungo. È stato efficace il lancio precedente, quindi decide di replicare il portiere in tenuta azzurra, il portiere dell'Udinese che ribadiamo qui sul campo 1. È in vantaggio per 1-0 nei confronti della Juventus. Partita molto, molto equilibrata, può succedere veramente di tutto. Qui alla Quinto Memorial, Vincenzo Bellavista, edizione straordinaria, di grande visibilità, di grande partecipazione, ma di anche fair play sul campo, all'insegna dello sport e del divertimento. Ancora Juve, Barale in mezzo a tre, non riesce. Sfera che danza sulla linea laterale, ma non esce, ancora Ghiraldo. Gallesio, scusate, va con il proprio portiere Menegaldo, ancora Gallesio. Senza guardare, bello verso l'interno del campo Rossi,
sfida tutta personale con il numero 4 De Crescenzo che guadagna un fallo. Sfida fisica, contatto tra i due centrocampisti centrali. Può battere Comuzzo Pietro. L'omonimo è già dentro l'area di rigore. Aspetta la sfera, la vuole proprio lì. E il tiro di Comuzzo Pietro rischia di diventare un gol. Manda sopra la traversa il portiere numero 12 Menegaldo. Calcio d'angolo Udinese, lo batte guadagna con il sinistro. Mette dentro. Respinge la difesa juventina. Attenzione, ripartenza importante questo della Juve. Gallesio che tocca per ultimo, quindi fallo laterale in favore dell'Udinese, ma botta in testa per De Bernardi. Attenzione che si tocca la nuca. Entrano subito i sanitari dell'Udinese per accertarsi delle condizioni del numero 7. Per fortuna torneo dove non è successo quasi nulla a livello fisico per anche conservare l'incolumità dei calciatori, solo un piccolo problema per il difensore del Torino numero 11 che ha avuto la peggio con la rottura della rotula del ginocchio. Ancora Juve che riparte con Menegaldo, esce a terra, banda a sinistra, muove la palla in ampiezza la Juve. Scesa a destra, guadagna qualche metro Gallesio, tocca due volte, poi sciabolata dentro l'area, tocca Barale, poi è Di Biglio, non ci pensa due volte, spara, ma la conclusione va alta, sopra la traversa, ancora Udinese, esce questa volta con le mani il portiere, va sopra la prima linea di pressione juventina, guadagna, non si capisce con il proprio compagno, può ripartire la Juve, zona centrale, l'imbucata, bella per Barale che va a dare respiro alla manovra ma non riesce nel controllo, quindi la sfera comodamente nelle mani del portiere dell'Udinese. Bianconeri dell'Udinese in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Eccola, situazione importante, Barale, ma è grandissimo il recupero di Di Lazzaro in scivolata, grande diagonale difensiva, evita una giocata importante di Barale, quindi mantiene invariato il risultato, numero 14 Di Lazzaro. Finisce anche la seconda frazione, ancora Udinese 1, Juventus 0. Ultimi 10 minuti per i bianconeri della Juventus, quest'oggi in tenuta nera per recuperare una gara, per rimettere in sesto la possibilità di arrivare al pareggio, anche se il punto del pareggio servirebbe a ben poco alla Juve. Il Torino è già a quota 3 con la vittoria di questa mattina, quindi per la Juventus rimane solo la possibilità della vittoria per poter pensare di rimanere in testa alla classifica, poi con l'eventuale vittoria dell'Udinese sul Torino, ma la Juve deve vincere questa partita, gli rimangono 10 minuti. Sotto di un gol la Juve, qualche situazione importante sotto rete ma non grandi occasioni da rete, sventate sistematicamente le occasioni degli attaccanti juventini, Barale, De Filippo, Dardo, non sono riusciti a trovare il guizzo giusto. Si parte, 10 minuti al termine di questa partita valevole per i primi 3 posti del quinto Memorial Vincenzo Bellavista. Juve possesso, Barale, bravo, destro poi va sul sinistro, viene forse toccato ma si prosegue, Demiroski, bravissimo, numero 10 Pafundi, incontenibile il numero 10 dell'Udinese, classe 2006. Situazioni di pericolo tutte le volte che viene in possesso della sfera. Okoro, anche lui un altro spauracchio, sempre profondi. Okoro prova con l'esterno ma non gli gira la sfera che finisce fuori sul secondo palo. Si riparte, possesso Juve. Si va a lavorare sulla catena di sinistra, bella, viene Barala a prenderla, stop. Stop orientato, poi va su Cipullo. Anche lui controlla la palla già in maniera direzionata. Ha pensato prima alla giocata Cipullo, sapeva dove voleva andare. Ma l'ha capito anche il difensore che non gli ha lasciato possibilità di gioco.
Pafundi viene a prenderla, controllo col sinistro, poi va sopra, guardate, bel gioco di abilità e va ancora con il proprio portiere. Non ha fretta l'Udinese, può far scorrere i minuti Okoro, fa valere la sua fisicità Okoro, poi trova la profondità ancora lui, la mette dentro, calcio d'angolo in favore dell'Udinese. Il mancino di Pafundi per lo sviluppo di questa azione, calcio d'angolo. Occorre al centro, ma c'è anche Demiroski. Vedremo se l'Udinese riproporrà lo schema precedente. Occoro che fa il velo e ancora Demiroski che arriva. Era la fotocopia delle gol che ha portato in vantaggio l'Udinese. Ricordiamo Demiroski il marcatore, giocatore che decide la sfida. Ancora Cipul, ma fa buona guardia De Crescenzo, che va sul proprio portiere, che cerca Pafundi. Questa volta sbaglia l'aggancio Pafundi, l'approccio con la palla, non dà copertura con il corpo, gli sfila via la sfera. Contatto, ma ne esce Nureddini. Occoro da solo, farà da solo questa volta, ma ancora neutralizzato il corner numero 11, questa volta dal numero 12 Menegaldo. Pafundi, ancora lui. Subisce fallo, mette il corpo davanti all'avversario, non può fare diversamente il difensore della Juventus, quindi Pafundi guadagna la punizione, sarà ancora lui a calciarla. Direttore di gara che misura i passi, poi si potrà procedere con il calcio di punizione. Pafundi, palla nel mezzo o in porta, vedrete del numero 10. Qualche istante, poi si può iniziare. Calcio dentro, Pafundi colpisce la traversa a portiere battuto, non poteva nulla Menegaldo, la palla colpisce la traversa, poi esce per fortuna della Juventus, che quindi può ancora rimanere in gioco, ancora 1-0. Tocco di mano, vede il direttore di gara, commesso da Barale. Fallo di mano del numero 11 Juventino, che nel tentativo di controllare la sfera non era facile, addirittura anche pressato da un difensore, controlla e tocca con il braccio, quindi punizione in favore dell'Udinese. La balla batte il numero 5 Nureddini, il mancino, il basso, l'ultimo uomo dell'Udinese, palla sopra di De Crescenzo, bella, Demiroski prova senza paura ma non gli riesce questa volta la giocata, poi fallo. Gesto di stizza del difensore della Juventus, che non concorda con le scelte del direttore di gara, che ci sembra comunque presente, giusta la segnalazione. Punizione ancora per la per l'Udinese, scusate, Demiroski questa volta a sinistra. Il suo destro per il calcio in porta, mette a posto la barriera Menegaldo, un po' di confusione davanti alla porta, guardate, contatto Pafundi con il numero 5 Zani. Qualche contatto dentro l'area. Demiroski, palla bassa, non la tocca nessuno, il vide di Okoro e la sfera finisce dentro, rete di Demiroski, Udinese 2, Juventus 0. Vantaggio doppio a questo punto per l'Udinese, che è ad un passo dalla finalissima con il Torino, affronterebbe il Toro nella partita delle 16:30 a 3 punti. Gli stessi del Torino, quindi il primo posto sarebbe ampiamente in palio tra le due squadre, che arriverebbero veramente pari patta alla finalissima. Tutta da seguire quella tra Udinese e Toro. Ancora Dardo dietro, più usciamo a sinistra, Ghibaudo va dentro il campo con il sinistro, ancora lui Dardo, controlla la palla, tocca un paio di volte, poi la lascia per Barale, ma arriva senza freni Demiroski, commette fallo. Ancora il numero 3 Ghibaudo, non molla niente Pafundi, non lo lascia passare. Poi anche in fase di non possesso Pafundi dimostra di essere un giocatore importante, non solo nella fase di possesso. Ancora Juve da dietro, numero 14 Gallesio, sempre un giro palla in orizzontale per la Juventus, De Filippo. Nardo prova dalla lunghissima distanza, ma c'è anche questa volta il portiere Bergesio, no scusate Caruso, che poi decise di andare lungo con le mani. Occoro
Abbiamo visto spesso questa giocata, o Coro che ruota con il corpo, sente il difensore attaccato, lo sposta, si apre la palla, poi attacca alla profondità. Giocata vista diverse volte da parte del numero 11 Okoro. Ancora Juve, Dardo, bella la palla sopra con i giri contati. Barale sul secondo palo, rete Barale, Eurogol Juve. Si riapre la partita alla grande, quindi siamo sulle 2-1 in favore dell'Udinese, partita tutta da giocare. Pafundi la tiene nelle mani, non può e non vuole far ripartire il gioco, ma deve farlo in questo momento. Arriva un altro pallone in campo, Okoro che va senza fretta a centrocampo. Non ha fretta l'Udinese, i giocatori della Juve chiamano il riavvio veloce, ma Di Bartolo, cambio portiere per l'Udinese, Di Bartolo che calcia lungo Okoro, marcato egregiamente questa volta da Gallese, ma ancora lui, vedete Okoro che prende palla, poi riesce a guadagnare i suoi soliti 4 o 5 metri per aprirsi il tiro alla palla, poi scaricare tutta la potenza in porta. Ancora calcio d'angolo Udinese, Pafundi, sempre lui con il sinistro, calcia da destra e da sinistra. Sistema la sfera Pafundi. Vorrà cambiare lo schema, forse questa volta. Demiroski di testa, è bello l'impatto, ma non riesce a imprimere forza. Colpisce la palla mentre corre a ritroso. Esce in banda la Juve, catena di sinistra. Orlando, bravo, dentro il campo, salta diretto avversario. Poi nel mezzo il capitano Dardo, non riesce a gestire la palla. Orlando perde l'attimo fuggente. Okoro aspetta il sostegno, l'aiuto di Pafundi, che arriva in questo momento, ma non riesce a controllare la sfera Pafundi. Juve che riparte, Orlando, poi vedete Pafundi, grande l'atteggiamento in fase di non possesso anche in questo caso di Pafundi, che va subito a raddoppiare, a coprire l'uscita sulla corsia di sinistra del numero 3 Ghibaudo. Gallesio, Dardo, ancora Gallesio, gioca bene adesso la Juve, sembra aver preso coraggio. Dardo da fuori, il tiro, rete di Dardo, Eurogol del numero 10, quindi cambia ancora il risultato, Juventus 2 Udinese 2, una partita che sembrava chiusa ma che la Juve ha avuto la capacità, la forza di recuperare. Eurogol del numero 10 Dardo, partita rimessa in sesto dalla Juventus quando mancano pochi minuti alla fine. L'Udinese forse ha gestito troppo presto la gara pensando di averla portata a casa, pareggio della Juve, Juve mai doma, calcio d'angolo forse in favore dell'Udinese, sì, la sfera è uscita, ha provato a tenerla in campo Bergesio ma non è riuscito, quindi calcio d'angolo Udinese, ancora Pafundi, 2 euro gol targati Juve. Pafundi pronto alla battuta, forse è calcio di punizione, ha visto un'irregolarità il direttore di gara del portiere in uscita, batte subito la Juve, non aspetta il fischio, quindi fa ripartire il direttore di gara, deve fischiare lui. Eccolo ancora Pafundi, palla dentro, Okoro che va ad impattare bene con la sfera che esce di poco, nulla di fatto, si riparte, banda di sinistra, la catena è buona questa qui, di sinistra Orlando Ghibaudo, esce bene la Juve destra, ma prova ancora il numero 10 che sembra averci preso gusto, Dardo prova sempre la conclusione da fuori, ma dobbiamo dire che se sono tutte come quella precedente fa bene a provarci, mette la palla sopra la traversa che scende all'ultimo, non può nulla il portiere dell'Udinese che in questo momento prende la palla con le mani, calcia lungo con i piedi, ha più fretta adesso l'Udinese, vuole vincere la partita, sa che l'eventuale pareggio la metterebbe nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi quest'oggi pomeriggio, poi con il Torino. Torino che si troverebbe ad avere 2 risultati su 3, uno solo per l'Udinese, che vuole vincere la gara dopo essere stato sopra di 2-0. Sembrava avere la partita in mano l'Udinese, poi forse un calo di attenzione, di intensità. Ed arriva in questo momento la fine dell'incontro. Finisce 2-2 la partita tra Udinese e Juventus, bellissima gara, ricca di emozioni, partita aperta fino in fondo, ci siamo divertiti, andiamo di prendere ai nostri microfoni qualche protagonista, aspettiamo i saluti finali di gara, andremo a cogliere qualche protagonista della gara.
saluti finali anche in questo caso. Abbiamo due chiacchiere con il numero 11 Barale, uno dei protagonisti della fase offensiva della Juve. Una partita, Barale, che sembrava chiusa, invece siete stati molto bravi, l'avete recuperato, un bel pareggio, diciamo, meritato. Sì, anche se è stato difficile, perché per noi fa strano che il portiere la prenda con le mani. È stata una bella partita. Sì, siete stati bravi, ci avete creduto, avete anche cominciato a calciare da lontano, il tuo capitano Dardo poi ha trovato un gol straordinario, ma comunque va dato merito a tutta la squadra, una prestazione molto molto positiva, soprattutto nel terzo tempo. Questa partita me la ricorderò per sempre. Sì, come ti stai trovando anche questo torneo qui, questo Memorial Bella Vista? È stata un'esperienza positiva, vi siete divertiti? Molto. Bene, ti ringrazio, in bocca al lupo per il campionato, grazie. Ciao.